donne e bambine costrette a prostituirsi per saldare il costo del viaggio che le ha condotte dai paesi d'origine a quella che doveva essere la terra promessa. Siamo a Mineo tra le stradine che lambiscono il centro rifugiati tirato a lucido con i milioni di euro del sistema mafia capitale. Qualcuno di loro entra ed esce attraverso un foro sulla recinzione per non essere identificata dall'esercito che controlla gli ingressi. Where are you from? Ghana. Ghana. How old are you? 19. 19. Il luogo in cui consumano la loro esistenza è contrassegnato da un ombrello. Hanno ricevuto istruzioni precise. Devono mentire sull'età. Le due ragazzine schiavizzate che incontriamo sono sicuramente minorenni. How old are you? 23. No. Sì. How much money you paid for arrive in 50,000 euro. 5,000 euro you Yeah. and 5,000 your sister. Yeah. You must do it for payment. Yeah. And for much here you will do it. I don't know. You are crying now? You want to be free? Yeah. I want to, and I wish to. You will be free only when you will finish Yeah. to pay money. Le organizzazioni criminali che gestiscono questa schiavitù sono pronte a tutto, come ci spiega Oriana Cannavò dell'associazione Penelope, impegnata contro la tratta delle donne. Dalla minaccia di ripercussioni in famiglia, qualora non venga pagato il debito, alla sottoposizione delle stesse a riti voodoo, parlo per le africane, qualcuna ci riferisce di vivere al Cara di Mireo. Abbiamo notizie anche di spostamenti di ragazze che vivono dal Cara di Mineo sul territorio di Messina, per cui il numero molto grande di persone che vivono là si riflette inevitabilmente sul numero di donne che sono su strada.